Vito Iacono, dopo gli abbattimenti a Citara sulla vicenda suolo pubblico, non si è saputo più nulla. Regna sovrano il silenzio, come se questi fatti che hanno determinato anche qualcosa di importante nella vita di imprenditori, nella sopravvivenza di famiglie, fossero un fatto solo di natura giudiziaria e non una questione politica. Quindi io con una sollecitazione al Presidente della Commissione, Quinta Commissione, che ha competenze specifiche e alla quale faccio parte, ho chiesto che trattiamo l'argomento rivedendo la regolamentazione sul suolo pubblico, che chiaramente non sana gli abusi che attengono una competenza e una sfera diversa da quella che compete alla politica, ma un intervento che vada a rivedere il regolamento, che ormai risale al 2010, se non ricordo male, vada ad armonizzarlo con recenti ordinanze. Dopodiché, se è immaginabile una sorta di moratoria nelle more dell'attuazione e dell'esecuzione dei provvedimenti, per salvare almeno la stagione turistica che ormai è alle porte, io sono pronto ad assumermi le giuste responsabilità. Però ritengo che la commissione consiliare apra un tavolo permanente con le categorie, anche col supporto di legali, che diano conforto e supporto ad un provvedimento che da un lato appunto armonizzi un insieme di regole anche nazionali e locali relative all'utilizzo e anche all'eventuale possibilità di sanatoria per quanto riguarda gli abusi realizzati sul suolo pubblico e nello stesso tempo dia garanzia a tutti gli operatori che la stagione turistica aprirà nella normalità. Che sia le imprese che i posti di lavoro che ne derivano siano garantiti.